Massimo Nicchiarico, direttore generale dell'azienda USL di Modena. Oggi una giornata particolarmente bella, intanto per il grande senso di solidarietà e di partecipazione che traspare attraverso la presenza di associazioni come la WILDM, che hanno voluto contribuire in modo così vicino alla sensibilità e alle esigenze dei cittadini e delle azienda USL di Modena nello sviluppare un progetto che è davvero estremamente innovativo. E poi in un contesto come quello del Museo Ferrari, intitolato a chi ha anche fortemente voluto un impegno civico sulle distrofie muscolari. Il progetto ha avuto dei risultati straordinari non soltanto nella capacità di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti, ma anche e soprattutto nel dimostrare che le tecnologie, se ben usate, possono aiutare la vita delle persone, contribuire addirittura a umanizzarla in modo ancora maggiore, soprattutto in condizioni nelle quali la permanenza a domicilio e le proprie condizioni di vita ideali, che sono quelle dei propri affetti, di situazioni logistiche anche più vantaggiose, sono estremamente importanti. Ecco, tutto questo noi l'abbiamo ottenuto con questo progetto e il nostro intento è quello di allargarlo ulteriormente, se sarà possibile, e lo sarà, ad altre categorie di pazienti che possono trarne vantaggio. Ma l'evento di oggi è una cosa, direi, che è proprio nell'ambito della filosofia di Enzo Ferrari, perché quando era in vita si è sempre occupato delle questioni che riguardavano ospedali, cliniche. Mi ricordo che noi si parlava di cose che non avevano niente a che fare con le macchine. E io ricordo che un giorno lui mi disse: se mio figlio fosse vivo oggi si salverebbe, perché tutte le tecnologie mediche erano evolute anche grazie a un piccolo aiuto che lui è riuscito a dare sempre a tutte le cliniche importanti d'Italia. Stamattina è molto importante per la nostra sezione, perché si sta facendo un salto di qualità per l'assistenza ai malati neuromuscolari che cambierà la vita di molte famiglie, nel senso che porterà più speranza, più sicurezza, sentendosi connessi con un centro pronto a intervenire al bisogno. Siamo molto contenti, è un obiettivo raggiunto che desideravamo veramente molto di raggiungere, e la cosa ci fa un immenso piacere. Giancarlo Garuti, sono un oftalmologo. Oggi siamo riuniti per la definizione dei primi risultati sul telemonitoraggio dei pazienti neuromuscolari. I dati sono confortanti, ci permettono di dire che effettivamente la telemedicina ha una valenza importante per questi pazienti ventilati a domicilio, perché tutto sommato permette a questi pazienti di rimanere a casa e avere comunque una consulenza specialistica domiciliare, tramite anche la valutazione dei parametri che vengono inviati dal paziente all'ospedale stesso. Questo serve soprattutto per due cose: primo, per evitare ricoveri impropri; secondo, per curare il paziente nel suo ambiente domestico, che migliora certamente la qualità di vita del paziente stesso. Alberto Beccari, devo dire che questa mattina, che il 16 di febbraio, una conferenza stampa per la telemedicina per noi è stato un grandissimo successo. Abbiamo avuto delle persone squisite tra il pubblico, abbiamo avuto i personaggi che hanno parlato, che hanno fatto la conferenza stampa, e il dottor Massimo Anichiarico, che è il direttore dell'USL della provincia di Modena. Abbiamo avuto il dottor Garuti, Giancarlo, che è lui il responsabile della telemedicina. Tutta questa persona lavora gratis per i nostri iperventilati. E poi abbiamo avuto la dottoressa Maria Lugli della WILM, che è la presidentessa di questa associazione da sempre, da quando Enzo Ferrari ha fondato la WILM di Modena nel lontano 1980. Ha voluto lei come a dirigere questa associazione,
non ha sbagliato. Enzo Ferrari sapeva sceglierci le persone, sapeva scegliere sia in fabbrica sia nella vita, e ha scelto proprio lei, la Maria Lugli, la professoressa, una grandissima persona che tuttora presidente sta facendo grandi cose. Oggi avevamo tutti, da Mauro Forieri, da tutti i personaggi Ferrari, campioni del mondo, abbiamo avuto addirittura anche personaggi anche come Ermanno Cozza, che è il responsabile, la memoria storica della Maserati, che oggi un tempo erano dei concorrenti, oggi siamo dei fratelli con Maserati e Ferrari. Stiamo facendo grandi cose, belle cose. Devo ringraziare i nostri finanziatori, che senza di loro non si fanno queste cose. Quindi noi faremo parte finché viviamo con la telemedicina, con questi discorsi, raccoglieremo sempre delle sostanze economiche per poter fare sempre qualcosa per chi ne ha più bisogno di noi. Devo dire grazie veramente di questa giornata, di questa location che è il Museo Enzo Ferrari di Modena, che tutti lo conoscono come il MEF. Grazie a tutti, siete veramente formidabili, siamo stati tutti bravi, ma ringrazio di nuovo a tutti. Grazie.